Buonasera a tutti, benvenuti. Buonasera. Vi diamo il benvenuto in questa nuova location, come si dice adesso, per la nona edizione di Musica Civica. È un posto importante e bello per la nostra città, il teatro più antico, e abbiamo abbandonato comunque con nostalgia il Teatro del Fuoco, a cui eravamo legati perché per 8 edizioni Musica Civica si è svolta lì, e per vari motivi organizzativi legati alle competenze delle province e alla riforma delle province non era più possibile avere il Teatro del Fuoco avendo la garanzia, diciamo, di una funzionalità della struttura. Per cui dopo aver passato un periodo molto difficile nel mese di ottobre e novembre, durante il quale non sapevamo se c'era effettivamente la possibilità di organizzare la nona edizione di Musica Civica, abbiamo invece trovato una ospitalità molto entusiasta, e lo dico facendo un ringraziamento vero e sentito, anche perché non sono presenti, quindi è un ringraziamento che viene dal profondo del cuore, al Comune di Foggia, che immediatamente, appena abbiamo esposto il problema, nonostante ci fossero già tante iniziative organizzate in questo teatro, ha trovato il modo di darci 8 domeniche. Naturalmente per questo primo anno vedrete solo un po', diciamo, disposte in modo un po' più irregolare. Non è a caso, era perché siamo subentrati. Esatto, c'era la programmazione del Teatro Pubblico Pugliese, altri impegni che l'amministrazione aveva già assunto, per cui abbiamo dovuto ritagliarci uno spazio esclusivamente nelle domeniche che erano restate libere, e questo è stato il meglio possibile. Ma siamo riusciti comunque a fare 8 domeniche, una nel mese di gennaio, 2 a febbraio, 2 a marzo, 3 a marzo e 2 ad aprile, e quindi avremo sempre i nostri consueti 8 appuntamenti. E sono tante le persone che ci hanno aiutato, come sempre, voi che quest'anno avete dovuto però avete subito tutti un po' un trauma, e ce l'avete fatto subire anche a noi. Le lamentele sono state tante, ma vorremmo puntualizzare, insomma, noi ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo consultati con i tecnici del Teatro Giordano, che conoscono anche il Teatro del Fuoco, abbiamo chiesto consiglio su come traslare tutti i nostri abbonati, pensiamo di aver fatto il meglio possibile. E comunque una cosa vi possiamo dire, l'assoluta buona fede, noi ce l'abbiamo messa tutta. Poi è chiaro che chi fa sbaglia, e questo che vale per tutti, però vi assicuro che ce l'abbiamo messa tutta. Esatto, e anche per garantire la prelazione a voi che ci seguite da tanti anni, che quindi avete avuto comunque la garanzia di avere l'abbonamento, perché era uno dei primi nodi da sciogliere. Comunque alla fine ce l'abbiamo fatta, speriamo che siamo tutti contenti. Abbiamo messo in piedi una stagione che, come sempre, è molto particolare, molto strana, tutti gli spettacoli sono abbastanza originali. Quest'anno ci saranno 2 spettacoli fortemente innovativi, possiamo dire proprio a livello mondiale, perché abbiamo provato ad utilizzare, ad abbinare alla musica classica le nuove tecnologie in un modo veramente molto particolare. Sono gli spettacoli dell'11 di marzo e dell'8 di aprile. 2 spettacoli invece classici, uno spettacolo pop con Tosca, una gara tra 2 pianisti classico e jazz questa sera, 2 immensi pianisti italiani, e insomma sempre un calendario così molto vario, con grandi relatori, e avete tutti un libretto, chi non ce l'ha può prenderlo all'uscita, e dove potrete trovare tutte le informazioni utili. Dobbiamo fare un ringraziamento alle persone che hanno consentito di fare Musica Civica. Lo dobbiamo fare perché molti di voi ci hanno detto: ma perché non organizzate 2 serate, visto che siamo in tanti? Allora lo devo dire, perché non organizziamo 2 serate, perché proprio facciamo un po' proprio come i matematici. Questa stagione Musica Civica costa circa 120.000 euro, gli incassi degli abbonamenti sono circa 30.000 euro, il che vuol dire che i 90 che restano noi li cerchiamo da sponsor, da istituzioni, attraverso bandi. Organizzare 2 serate vuol dire, è vero, avere gli altri 30.000 euro di abbonamenti, ma come facciamo a trovare gli altri 90.000 euro? Allora dobbiamo dire che le persone che ci aiutano sono
sono importanti, per noi sono fondamentali, non potremmo essere qui se non ci fossero le istituzioni, l'Unione Europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri che quest'anno sovvenziona attraverso un bando i due spettacoli di cui vi parlavo prima, quelli tecnologici. Dove ci saranno tecnologie che non sono mai state applicate allo spettacolo dal vivo di musica classica, che sono videomapping, ologrammi, scenografie 3D, realtà aumentata, e quindi tutte queste cose che normalmente a volte si vedono negli spettacoli di un altro genere di musica, è la prima volta che sono applicati agli spettacoli di musica classica, una cosa di cui siamo molto orgogliosi perché siamo unici in Italia ad aver vinto questo bando su queste nuove tecnologie. Poi la Regione Puglia, l'assessorato alla cultura, ovviamente il Comune di Foggia con l'assessorato alla cultura, e poi una serie di, diciamo, di realtà private, alcune del territorio, alcune siamo contenti, non del territorio, perché un'altra fondazione che ci dà una mano importante, sempre attraverso un bando che abbiamo vinto e siamo contenti perché abbiamo tolto dei soldi alla Lombardia, è la Fondazione Cariplo, perché ci ha aiutato sempre attraverso un bando, cioè abbiamo partecipato ad un bando, l'abbiamo vinto e anche loro ci danno una mano, la Fondazione con il Sud, e poi le realtà importanti del territorio che ci seguono da sempre, la Fondazione Apulia Felix, la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, abbiamo qui i rispettivi presidenti, Giuliano Volpe e Aldo Ligustro, l'Istituto, ecco, l'Istituto Culturale Coreano, per uno spettacolo sulla Corea, che ha sede a Roma, quindi non è del territorio, sì. Lo dimenticavo prima, se vuole dire qualcosa. Sì, sì, no, è l'Istituto Coreano di Cultura, non so se sapete, in Italia, cioè all'estero ci sono quasi dappertutto gli istituti italiani di cultura, ovviamente qui in Italia ci sono istituti di altri paesi. L'Istituto Coreano ha aperto da appena 2 anni la sua sede a Roma, però grazie appunto alle conoscenze maturate nel corso degli anni della nostra frequentazione in Corea, si sono subito mostrati sensibili a voler dare un apporto anche per far conoscere la loro cultura attraverso la nostra stagione. Sarà una serata anche quella molto speciale. Molto varia, molto particolare. Sì. Molto, sì, poi l'azienda Capobianco, e purtroppo Tullio e Licia Capobianco questa sera non ci sono, ma li ringrazio. Il gruppo Salatto, che qui Tito Salatto non c'è, ma ci ha aiutato. La Banca Mediolanum, e ringrazio Luigi Fantetti che invece è qui presente, e la Fortore Energia col presidente Antonio Salandra. Poi ci sono 2 realtà che ci aiutano in servizi, cioè la libreria UBIC, e proprio questa sera in realtà l'apporto della libreria UBIC per la scelta del relatore è stato fondamentale, ma non soltanto per questo, e poi la ditta Fabrini che ci ha gentilmente dato, quindi Vittorio Fabrini, il pianoforte di questa sera. E sono ringraziamenti che doverosi perché è l'apertura di Musica Civica e dobbiamo, diciamo, volentieri farli. 2 piccole cose tecniche, vi chiediamo la cortesia, lo chiedo sempre ogni anno, di conservare il libretto. Noi facciamo un libretto appunto che copre tutti e 4 mesi di programmazione. Sì, è quasi un libro, diciamo, sono, sì, 60 pagine. Quindi, per cui, così anche per evitare il sboscamento dell'Amazzonia, avevamo pensato così di dirvi conservarlo, e in questo modo ce l'avrete sempre a disposizione, posto che ce ne sono tante copie per tutti. Di spegnere telefoni cellulari è già stato detto. Un'altra cosa tecnica, molti mi hanno chiesto, molti di voi, come si può fare per fare l'abbonamento a una stagione molto bella che è Musica Felix, quest'anno ancora più bella del solito, con grandi presenze, Giovanni Sollima, Moni Ovadia, Roberta Giallo, Salvatore Cosentino, una stagione varia che si fa in un contenitore bellissimo della nostra città. Potete andare tutti i giorni presso la sede dell'auditorium, tutti i pomeriggi, gli orari all'incirca sono dalle 16 alle 18, ma li trovate anche sul sito, e abbonarvi. 8 spettacoli costano 50 euro perché la Fondazione Apulia Felix investe le proprie risorse, copre il resto. Esatto, copre il resto. Bene, veniamo alla serata di questa sera. Siamo stati un po' lunghi, ma era doveroso perché era il primo incontro dopo tanto tempo che non ci vediamo. Una serata bella, particolare. Sì. Foggia è all'ultimo posto come libri venduti. Allora noi, con l'aiuto di Ubic, abbiamo pensato che era bello a invitare un grande scrittore del nostro tempo, giovane, ma che ha scritto tanto e ha vinto moltissimi premi, che non ci viene a parlare di un libro, seppure del suo libro. Ci viene a parlare del sogno che è rappresentato nella letteratura, cioè tutti noi
facciamo un esercizio di fantasia e di immaginazione quando leggiamo un libro, ecco, e ci verrà a spiegare proprio come funziona questa immaginazione, perché è bene tenerla allenata e soprattutto i viaggi che si possono vivere attraverso i romanzi. Quindi un tema bello, non l'abbiamo mai trattato, ci sembrava poetico e bello per aprire questo 2018. In ogni caso, se quando e se vorrete, all'uscita ci sono a disposizione sia i libri che verranno autografati dallo scrittore nel foyer, e sia i CD eventualmente di uno dei due pianisti, di entrambi i pianisti. Lo spettacolo invece musicale che seguirà la conversazione secondo la nostra consueta formula si chiama Piano Ring, perché come su un ring si hanno due... anche i pianoforti, vedete, non sono esattamente pari, ma sono contrapposti come due spade che si devono che devono fare una tensione, sì, come due pugili che si devono sfidare, e sono due mondi che si incontrano e scontrano: il mondo della musica classica, e qui abbiamo Andrea Bacchetti, chi segue la musica classica lo conosce perché è un pianista straordinario a livello mondiale, ultimamente anche noto per aver delle apparizioni televisive, sì, esatto. A chi vede Chiambretti, lui era sempre il pianista che suonava nella trasmissione di Chiambretti, però un grande musicista classico, mio compagno di studi ad Imola, e quando eravamo veramente piccoli. E poi due mondi che si scontrano, quello classico con quello del jazz, e qui abbiamo Michele Di Toro, abruzzese, di formazione classica, di provenienza, esatto, classica, ma un grandissimo jazzista, e sarà un grandissimo talento, un grande talento, esatto, e vedrete che insomma su questi tasti con queste 20 dita faranno cose per cui potremmo quasi pensare che ce ne sono 40 di dita, 88 dita e 40 tasti, e invece non è così. Va bene. Allora diamo inizio, chiamiamo il nostro amico Paolo Di Paolo. Bene, buon ascolto a tutti, buon ascolto.